Una pandemia mondiale, la caduta del sindaco, il ritorno di Mattarella, capo dello Stato. Mentre il mondo continua a girare, al quartiere Tamburi di Taranto tutto è fermo. Sì, perché qui da 10 anni, con deliberazione di giunta regionale, ci sono i Wind Days, nel piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria. Quando c'è il forte vento, qui continuano ad arrivare PM10 e benzoapirene, tra gli altri. Ma da luglio 2012 ad oggi che cosa è cambiato? Questi sono di nuovo giorni di Wind Day ed ecco che cosa accade. Guardate, io sono un operaio Ilva, dipendente Ilva. Abbiamoci un attimo, noi abbiamo i bambini qua. La qualità dell'aria di Taranto, dove c'è l'acceria, è 20 volte migliore di quella di Milano. Negli anni di bufere di inquinanti delle fabbriche sulla città se ne sono abbattuti diversi e a quanto pare le coperture dei principali parchi minerali non sono servite. Grazie alle immagini fotografiche che ci giungono da quelli che noi chiamiamo sentinelle per Taranto, siamo stati i primi a pubblicare sulla nostra pagina ciò che stava accadendo. Abbiamo invitato i cittadini, pubblicando il numero di ARPA, a fare le segnalazioni all'agenzia. Noi stessi abbiamo telefonato senza ottenere risposta e alla fine abbiamo inviato delle mail. In quale altra parte del mondo, in quale altra città del mondo, una manifestazione meteorologica quale è il vento diventa un'insidia per la salute, la vita, la sicurezza dei cittadini? Sale la notizia nel giorno della massima espressione della problematica, ma non che la problematica non sia costantemente presente. Questo è il fatto che fa più male. Cioè la città è sconvolta, la città è stanca, mettiamo la copertura, i tamburi non saranno più invasi dalle polveri, si è cavalcata molto questa storia che ha invece dimostrato per l'ennesima volta di essere assolutamente inutile. Proprio sulle polveri voi avete depositato una denuncia più di un anno fa. La procura ha reputato di avanzare una richiesta di archiviazione dicendo che il fatto non è reato.